I vezzi sono quelli di una modella. Esibizionismo allo stato puro, sempre e comunque, per farsi notare anche quando non ce ne sarebbe bisogno. In quanto a originalità, insomma, fin dal suo debutto sul mercato, la Renault Captur è sempre stata senza dubbio una delle trendsetter del mercato. Eppure non si è seduta sugli allori dei suoi 72.000 esemplari venduti nel mondo nel primo anno di vita, come avrebbero fatto in molti. Tra pochi giorni, nel mese di ottobre, arriverà infatti la stilosa Project Runway, un'edizione limitata dall'alto contenuto estetico e non solo. Captur Project Runway è nata dalla richiesta dei clienti e per questo siamo arrivati con questo Captur Project Runway. Ci siamo abbinati alla trasmissione famosa che si chiama Project Runway, condotta da Eva Erzigova in Italia, un colore bitono che ricorda Marrakesh, rosso e nero, delle sellerie misto pelle e tessuto, dunque un'evoluzione rispetto alle sellerie di oggi, e tanto equipaggiamento come l'assistenza al parcheggio posteriore e l'extended grip. Equipaggiamento selezionato quindi per una Captur che sarà disponibile solo con il motore 1500 DCI da 90 cavalli abbinato a un cambio manuale oppure automatico a 6 marce EDC. E qui risiede allora l'ulteriore novità, ovvero l'introduzione proprio del doppia frizione in abbinamento con l'unità diesel, dopo il debutto sin dall'esordio con il 1200 TCI benzina. Un motivo d'acquisto in più per una Captur oggi più che mai sul podio dei crossover più apprezzati nel nostro paese.